risulta peraltro chiaro ed evidente anche nel clima della distensione, diceva Francesco De Gregori, che per parlare di una persona è meglio avere il suo consenso per parlarne sui social, che altrimenti diventa una diffamazione più o meno aggravata, appunto a mezzo social. Non si può esprimere una critica, non si può scherzare, non si può fare satira, quella che tante persone fanno quotidianamente, è pieno di gente, tra l'altro la maldicenza, ma poi ora mi ci penso. Se ora ci penso, ne so talmente tante e le so da cliente. Se le so da cliente, le pubblico. E no. E guardate che chi mi conosce lo sa, io sono da goloso, a parte che a me fa... Allora mi dicerebbe Alessandro Tassoni che cerco empatia, cerco di essere ascoltato. No, posso cercare amicizia, posso cercare, ma se per parlare di un, non so, di una professionista albanese devo impazzire, ci rinuncio. Preferisco magari dare il mio immobile a una persona che ha una disponibilità diversa, disponibilità al dialogo, per esempio. Come stai? Proprio a 360 gradi, qui gli italiani stanno uscendo di testa, stiamo fronteggiando ennesime restrizioni, giustissimo farlo, per carità, siamo in guerra, eccetera, eccetera, ma tu come la stai vivendo questa cosa, come ti senti? Guarda, ti dico solo che io sono tornata da Roma dopo essere stata 6 mesi a Torino per le riprese di una fiction nuova e soprattutto mi sono trovata in Torino tutta in zona rossa per tutto il tempo, quindi tutti che mi chiedono, ma hai fatto dei giri in Torino, hai visto? No, certo. Bella mia, non ho fatto niente. Le Langhe, sai che adesso va di moda fare le Langhe, siamo tutti esperti di vino e di Piemonte, ogni regione ha il suo momento. Del resto, amici all'ascolto in visione, persino mia moglie. E anche il fatto che ogni volta c'era questa promessa di non vuole essere citato. Resistiamo per il Natale, poi resistiamo a Natale, quindi, per la Pasqua, inizia a farmi, cioè mi piacerebbe dirti che... Esatto, adesso invece resistiamo a Pasqua per l'estate, quindi questo sacrificio, tipo un pellegrinaggio, non so, è ammutto di... Cioè la prima volta, il primo lockdown, l'ho vissuto anche bene, cioè è come se ci fosse una sorta di energia che ci univa tutti quanti, perché stiamo vivendo una cosa così assurda che era quasi come un evento tragico, ma un evento che ci faceva sentire una comunità, non so, tutti gli italiani che vivevano questa cosa tremenda. Ah, posso andare da altri concorrenti. Chi lavora? Come lavora adesso di notte? È un bel tema. La concorrenza, quanta concorrenza c'è tra i professionisti della forneria? C'è una concorrenza spaziale, visto che poi i margini magari si sono ridimensionati per tanto. Questa è la verità. Sono le 3:50, potrei andare a casa di... come si chiama quello di Radio Bruno, adesso mi sfugge il nome. Nel senso che nessuno ce la fa più, ma è ovvio che è giusto, e io figurati, chiaramente mio nonno... Giusto rispettare le regole, per carità, però comincia ad essere difficile, duro... Sì, perché c'è tanta incomprensione, non si capisce nulla, quindi ormai io non mi informo nemmeno più, questa è una cosa positiva, cioè non vado più a farmi la scrollatina sulle notizie sul telefono, o non... La scrollatina è bella. Vabbè, prendiamo atto che non si può parlare di nessuno, tutti segreti, venduti e segreti, a meno che... Sei tornato a Torino perché hai fatto una
fiction. Che...